Buon pomeriggio, ci troviamo a Scandria ed iniziamo la nostra visita di fronte all'abitazione che oggi stiamo visitando e è l'oggetto della vendita attuale. Ci troviamo praticamente qui nella parte nuova del paese dove c'è questo complesso di villini. Questa è una strada privata che dà accesso alle proprietà qui intorno e soprattutto alla proprietà che oggi andiamo a visitare. Ci troviamo praticamente di fronte al cancello, quindi l'accesso carrabile. Questa è la parte del giardinetto a cui si accede attraverso il cancelletto pedonale e che dà poi ingresso alla proprietà, come vedete qui, da questo lato. L'abitazione è un due livelli, è disposta su due piani, c'è una zona giorno nella parte sottostante con questa porta finestra che accede su questo primo terrazzo. Da qui possiamo vedere meglio anche il giardino. Ci sono, come potete notare, vari muretti in pietra che sono stati realizzati apposta per delimitare la proprietà. Qui facciamo un giro esterno sul giardinetto, possiamo notare i fiori, l'impianto di illuminazione esterna, l'impianto di irrigazione e qui di fronte c'è la proprietà che vedete qui di fronte inquadrata. Scendiamo all'interno del terrazzo, l'ingresso dove c'è questo tavolo, la tenda, per entrare invece all'interno della casa che vedete qui di fronte a voi. Questa è la zona giorno con la cucina e il camino qui di fronte. Questo è il portoncino di ingresso pedonale che avete visto prima. Come potete notare è stato fatto anche riguardo la mobilia, molto su misura. Questa Saliamo invece nella zona notte. Qui a sinistra troviamo la prima camera da letto matrimoniale con il balcone. Questo è il giardinetto sottostante di cui parlavamo prima. Questo è tutto lo spazio del balcone esterno. Possiamo notare come qui c'è anche l'allaccio per la lavatrice, qualora uno la si voglia comunque mettere al di fuori della casa. C'è tutta la possibilità di chiudere le tende sulla balconata e su questo lato invece rivediamo nuovamente il giardinetto e il panorama qui di fronte. Costruzione anche in cortina. Possiamo notare come gli infissi sono in legno, sono zanzariere, caldaie, metano e termosifoni, quindi praticamente munita di tutti i servizi, bagno con vasca e cameretta. Sempre con lo stesso uscita sul terrazzo. E con questo concludiamo la nostra visita.